Siamo state in un ospedale, in una caserma, e abbiamo fatto un giro in carrozza. Indovina chi ho incontrato? Come faccio a saperlo? Roma è così grande. Pietro Pironi. Abbiamo preso una cioccolata insieme. Stai diventando sempre più sfacciata, Aurora. Non si deve andare in un caffè con uno sconosciuto. Ma lui non è uno sconosciuto. E i Pironi sono contadini. E per di più contadini di tuo padre. Ma dimentichi che mi ha salvato la vita. E poi è molto gentile. È simpatico. Chi è che è simpatico? Di chi stai parlando? Di Pietro Pironi. L'ho incontrato oggi a Roma. E dal momento che tu sei molto evasiva, gli ho chiesto che cosa c'era tra di voi. Cosa vuoi che ci sia fra me e uno come lui? Niente. Proprio niente. Cosa ti ha raccontato? Che un tempo eravate amici e poi ha detto che niente può essere più come prima. Ma che vuol dire? Ma cosa vuoi che significhi? Eravamo ragazzini. E comunque tu quell'uomo non lo devi più frequentare. E da quando in qua tu mi dà degli ordini? Adesso basta, Aurora. So io quello che è bene per te e come devi comportarti. Ti comporti come se fossi mia madre. Non dirmi mai più che cosa devo o non devo fare.